grande risultato oggi, 2 decimi di vantaggio nei confronti di Trine Bacche, un ritardo di 42 centesimi dalla vetta. Una bellissima prima manche per Lara, che è finalmente entrata nel primo gruppo. Bene anche qui all'inizio, attaccato, ma ha preso i suoi rischi, ma è passata bene. Forza Lara, compiuto 28 anni qualche giorno fa. Un podio a Maribor, dovrebbe essere in vantaggio all'intermedio, è nettamente in vantaggio, quasi 8 decimi. Forza Lara, ora qui nel finale ancora a spingere, non sedersi. Bene, bene in questo tratto, dovrebbe arrivare con una buona velocità all'uscita per il piano finale. Bravissima Lara, bene anche qua, molto precisa, bel lavoro di ginocchia qui nel finale per Lara Magoni, che va a chiudere nettamente avanti, 6 decimi, ha perso qualcosina ma è nettamente avanti a Trine Bacche, tifosi di casa, 19, 20 e 83, seconda per un centesimo, incredibile, incredibile veramente, era un finale buono, non irresistibile comunque, dietro Pernilla Viber per un centesimo. Per un centesimo anche per Nila Viber, che sembrava che fosse dietro per qualcosa di più della specialità. 20, dietro anche lei, 21,58, addirittura settima la francese, che finisce alle spalle di Deborah Compagnoni, e in questo momento Lara Magoni rimette piede sul ultimo palo. Non male qui nel tratto finale, ma non ce la fa, non ce la fa neanche lei. È dietro, è quarta, e Lara Magoni in questo momento è sul secondo gradino del podio. Lara Magoni seconda, sempre che naturalmente la Rigler le sia davanti. Qui vedete il bacio tra Deborah Compagnoni e Lara Magoni, la classifica al comando, la bergamasca davanti a Perrino. Seguiamo insieme le ultime porte per Claudia Rigler, 18, 19, 20 e 75, 7 centesimi di vantaggio alla fine per la neozelandese. E quanto è andata vicino alla vittoria Lara Magoni oggi, comunque non si può recriminare più di tanto. Una grandissima seconda manche, Claudia Rigler si toglie la soddisfazione del quarto successo in Coppa del Mondo, e Lara Magoni noi crediamo che sarà contentissima, anche se alla fine soli 7 centesimi la tolgono dalla possibilità di vincere questa gara, ma va ricordato.